CRT, la tua radio. Ciao ragazzi, sono Big Wave. Auguro a tutti voi un felice Natale e un nuovo anno pregno di belle cose. Spot! La calda e magica atmosfera del Natale scende in strada con le luci e i colori dei mercatini, con le musiche e i giocolieri per bambini, con i sapori dello street food e il torpore del buon vino. Ritorna a Melito Irpino il 16 e 17 dicembre, Natale in strada. Con lo street food, giocolieri, cantastorie, clown e Babbo Natale, animati da zampognari e musiche popolari. 16 dicembre, apertura ore 15, ore 21, col patrocinio della Regione Campania, appuntamento con la commedia di Corrado Taranto, presso la Chiesa Madre di Sant'Egidio. 17 dicembre, apertura ore 10, 15:30, prima manifestazione canora con 5 gruppi parrocchiali, presso la Chiesa Madre di Sant'Egidio. Ore 20:30, spettacolo Kairos con il cantastorie Viaggio a Cardi. Il tutto in compagnia di Radio CRT in diretta. Vi aspettiamo a Melito Irpino con i suoi mercatini di Natale il 16 e 17 dicembre. Ah, dimenticavo, felice Natale a tutti voi. Famevo Cosmetics. Regalati l'efficacia di una crema all'olio di ravece. www.famevo.it. Il vino è il frutto di tradizione, conoscenza e amore per un territorio. Tutto questo in una bottiglia di Cantine Leonardo, a Taurasi, Avellino. FAM, olio extravergine di oliva. www.oliofam.it. Il nuoto è a tutti gli effetti uno sport completo, capace di favorire il benessere fisico e quello mentale. Ad Ariano Irpino c'è il centro sportivo Atlantide Nuoto. In una piscina semi-olimpionica con 6 corsie, tante le discipline da svolgere. Nuoto libero, correttivo, nuoto prenatal, pinnato, acquagym, pallanuoto, nuoto agonistico per adulti e bambini. Lo staff dell'Atlantide Nuoto Piscina La Tartaruga accoglie da anni in tutte le stagioni i propri ospiti, guidandoli con professionalità insieme a istruttori qualificati in possesso di diploma federale, alla scoperta delle tante attività che si svolgono nel centro. All'interno della struttura, il centro sportivo Atlantide Nuoto ti aspetta il mercoledì e venerdì la mattina dalle 10 alle 11, il pomeriggio da lunedì al venerdì dalle 16 alle 21:30. Siamo su Facebook, Atlantide Nuoto La Tartaruga. Telefono 366 97 85 763. Centro sportivo Atlantide Nuoto, via Carpiniello, Ariano Irpino. Centro sportivo Atlantide Nuoto, quando lo sport diventa divertimento. La calda e magica atmosfera del Natale scende in strada con le luci e i colori dei mercatini, con le musiche e i giocolieri per bambini, con i sapori dello street food e il torpore del buon vino. Ritorna a Melito Irpino il 16 e 17 dicembre, Natale in strada. Con lo street food, giocolieri, cantastorie, clown e Babbo Natale, animati da zampognari e musiche popolari. 16 dicembre, apertura ore 15, ore 21, col patrocinio della Regione Campania, appuntamento con la commedia di Corrado Taranto, presso la Chiesa Madre di Sant'Egidio. 17 dicembre, apertura ore 10, 15:30, prima manifestazione canora con 5 gruppi parrocchiali, presso la Chiesa Madre di Sant'Egidio. Ore 20:30, spettacolo Kairos con il cantastorie Viaggio a Cardi. Il tutto in compagnia di Radio CRT in diretta. Vi aspettiamo a Melito Irpino con i suoi mercatini di Natale il 16 e 17 dicembre. Ah, dimenticavo, felice Natale a tutti voi. Per la tua pubblicità su CRT chiama al 328-8812506 oppure al 380-3115-430.
Il radiogiornale è offerto da Famevo Cosmetics. Regalati l'efficacia di una crema all'olio di ravece. www.famevo.it. Radio giornale di Cosmo Radio Taurasi è a cura di Federico. Venerdì 15 dicembre, il momento delle news. Paura, oggi pomeriggio all'aeroporto Schiphol di Amsterdam. La polizia ha sparato ad un uomo armato di coltello. Gli agenti sono intervenuti aprendo il fuoco e ferendo l'uomo, che è stato poi arrestato. La polizia olandese ha precisato che la situazione è tornata sotto controllo e che l'episodio non è trattato come terrorismo. Nessun altro è rimasto ferito. È stato arrestato in Spagna Igor il Russo al termine di un conflitto a fuoco. Sono morte 3 persone, 2 uomini della Guardia Civil. Igor, alias Norbert Fair, alias Igor Vaklavic, è ritenuto responsabile di 2 omicidi in Emilia-Romagna lo scorso maggio. L'arresto del latitante serbo è avvenuto durante una sparatoria nella zona di El Ventorillo, compresa tra le città di Teruel in Andorra e Albalete Arzobispo. Igor il Russo era vestito in uniforme e pesantemente armato, con le armi rubate agli agenti della Guardia Civil, da lui ieri sera uccisi nella sparatoria. Amazon pagherà nel complesso 100 milioni di euro per chiudere le controversie relative ai pagamenti di imposte nel periodo 2011-2015. L'accertamento con adesione con l'Agenzia delle Entrate è stato firmato per risolvere le potenziali controversie relative alle indagini fiscali condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano. Si avvia inoltre un percorso di accordi preventivi per la tassazione in Italia. Tragedia in Francia, almeno 4 ragazzi sono morti nello scontro tra una scuolabus e un treno regionale ad un passaggio a livello nei pressi di Perpignan, nel sud-ovest, non lontano dal confine spagnolo. Il bilancio potrebbe drammaticamente peggiorare dal momento che il prefetto locale ha annunciato che ci sono 24 feriti molto gravi, di cui 21 alunni. Torna la stretta anche per i call center fai da te, quelli interni alle aziende, per capirci. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato una serie di emendamenti gemelli alla manovra che prevedono che tutte le società, anche quelle che non esternalizzano, dovranno tornare a dichiarare a inizio chiamata da quale paese arriva la telefonata. Un emendamento alla manovra approvato in Commissione Bilancio alla Camera prevede che gli indici di affidabilità fiscale si applichino non più dal periodo d'imposta 2017, ma a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, cioè dal 2019. Quindi per il momento niente addio agli studi di settore. La missione archeologica italiana del CNR ha fatto tornare alla luce nuove imponenti mura di una roccaforte situata sul canale dei faraoni, quella di Tel El Mascuta, l'antica Chekv, a nord-est della capitale egiziana, che ora si profila come una delle più grandi fortezze del delta del Nilo, forse la meglio conservata di epoca precedente a quella romana. Era l'ultima notizia per questa edizione. Buon proseguo con i programmi di CRT. Il radiogiornale è stato offerto da Famevo Cosmetics. Regalati l'efficacia di una crema all'olio di ravece. www.famevo.it. CRT, la tua radio. Nera che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera così dolce nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte, nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore, come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.
acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, acqua che spacca il monte, che affonda e terra e punte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilli fitti, dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la diva, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa quest'amore, che dall'ansia di perdersi ha trovato in un giorno la certezza di adesso. Sera che adesso si ritira, passa sfila tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. CRT presenta Il Pungiglione, fatti e misfatti della politica, a cura di Carmine Cogliano. Un'analisi oggettiva dei fatti della politica a livello nazionale, regionale e provinciale. Vaglieremo appunto i fatti e misfatti delle scelte politiche praticate, cercando di dare la giusta interpretazione alle stesse. Focalizzeremo le discrasie che esistono tra il potere centrale ed i reali bisogni degli italiani, degli irpini e dei campani. Insomma, metteremo la politica ai raggi X. Il Pungiglione. Fatti e misfatti della politica, a cura di Carmine Cogliano. Ah, dimenticavo. Il tutto senza peli sulla lingua. Domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo Sancio c'è bisogno soprattutto di uno slancio generoso, forse anche un sogno matto. Fammi a prendere la sella, che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia della Dulcinea del Toboso. E a te Sancio io prometto che guadagnerai un castello. Buonasera, bentornati al Pungiglione, bentornati su CRT Radio, bentornati a casa di Carmine Cogliano. Sapete bene ormai che questo, come dire, non è un luogo dove esistono domande e risposte, ma è un luogo dove, come dire... lo dico agli ospiti che ho qui questa sera, che fra poco vi svelerò, è come stare seduti in un salotto davanti a un camino a ragionare dei fatti che possano interessare in qualche maniera le persone che sono venute appunto qui questa sera. Questo è il senso del nostro programma: cerchiamo di far comprendere quello che succede nelle varie realtà, soprattutto quelle irpine. Gesualdo è una di quelle. È una di quelle, per dire che questa sera abbiamo due ospiti di eccezione. Abbiamo con noi ospiti questa sera, usando un termine calcistico, alla mia destra il sindaco di Gesualdo, l'avvocato Domenico Forgione, che ringrazio di essere qui questa sera. Buonasera sindaco. Buonasera. E alla mia sinistra Marco
inverso che tutti conoscono a Gesualdo, come dire, delegato dal presidente pro tempore Sergio Nocera, che è impegnato altrove, in altre faccende affaccendate, direbbe qualcuno. Ma prima di entrare nel vivo della questione che tratteremo questa sera, lasciatemi dire una cosa, anche perché il Pungiglione poi, l'abbiamo detto prima, tratta i fatti della politica. Sindaco Forgione, congratulazioni al sindaco di Villa Maina di Cecilia per la neonomina come presidente della giunta di Terre dell'Ufita. Insomma, un avvicendamento dovuto o una scelta voluta? Ma è stata una scelta voluta. Credo che Stefania sia una persona capace nel poter ricoprire il ruolo di presidente dell'Unione dei Comuni, e va certamente fatta una precisazione in merito a questa questione, che la dottoressa Di Cecilia non è stata scelta in relazione, diciamo così, all'essere donna, perché altrimenti la politica finisce di avere una sua funzione, ma è stata scelta per le sue capacità, per l'attitudine che ha, e ovviamente, insomma, il mio applauso nei confronti di Stefania. Una scelta che soddisfa il sindaco di Gesualdo. Certo. Era giusto per questi dovuti, queste dovute congratulazioni a un sindaco vicino al nostro paese, perché guarda caso questa sera qui a CRT Radio, qui al Pungiglione, ci troviamo a mettere in piedi un ragionamento, però tutti e tre dello stesso paese. Per chi non lo sapesse, anche il sottoscritto è di Gesualdo. Marco Inverso, delegato da parte del sindaco pro tempore dell'ANPAS. Entriamo nel vivo della discussione, e lo facciamo lasciando, come dire, la scena di apertura a una traccia audio che ha avuto un passaggio questo pomeriggio già sui vari giornali locali e provinciali. Se la regia è pronta. Fiat Ducato come nuova. L'annuncio su un noto sito di vendite online ad opera della pubblica assistenza ANPAS di Gesualdo. Da circa 2 anni è scaduta la convenzione con il comune, che non sta rimborsando neanche il trasporto scolastico per i diversamente abili, e l'associazione di volontariato non ce la fa più ad autofinanziarsi. Da qui la decisione o provocazione del presidente Sergio Nocera di mettere in vendita l'autoambulanza. Io spero che rimanga solo una provocazione, però purtroppo la mancanza di fondi comincia a farsi sentire seriamente, quindi ripeto, spero rimanga una provocazione, ma se saremo costretti dovremo vendere nostro malgrado. Da 2 anni non c'è più la convenzione con il comune, perché? Non l'abbiamo capito, abbiamo chiesto più volte al sindaco Forgione di darci una risposta. Come mai avesse inizialmente ritardato i pagamenti della convenzione in essere fino al 2015 e come mai avesse poi interrotto di colpo la nuova convenzione? Questo non ce l'ha mai detto. L'abbiamo chiesto anche al prefetto di farsi tramite della nostra richiesta. Abbiamo scoperto che dopo 3 lettere del prefetto il sindaco non ha risposto nemmeno al prefetto, per cui io da presidente non so proprio a cosa appigliarmi più, non lo so. Tra i tanti servizi che fate c'è anche quello del trasporto disabili da Gesualdo a Frigento e viceversa, per sopperire alla carenza scolastica che c'è a Gesualdo. Sì, noi trasportiamo i ragazzi disabili per le scuole inferiori, scuole che abbiamo fatto per le scuole elementari, per le medie. Questo servizio toccherebbe per legge al comune. Però dal gennaio 2016 praticamente che noi lo facciamo con fondi che sono rimasti dalle vecchie convenzioni o con i soldi che recuperiamo tramite tesseramento o offerte del privato. Di nuovo in diretta, ci siamo compresi, abbiamo compreso, capito perfettamente di che cosa vogliamo parlare. Credo sia un fatto eclatante, quantomeno come lasciamolo, come dire, alla coreografia di quello che può succedere in Irpinia. Il fatto che sindaco Forgione, un'associazione di pubblica assistenza, quindi fatta di volontari,
metta in vendita una vettura importante come appunto l'ambulanza, come dire, non potrebbe denotare una sconfitta a prescindere per tutta una comunità, in quanto parliamo di volontari? Ma sulla questione delle scelte è chiaro che ognuno avanza a quello che insomma ritiene di dover fare. Presumo che sia una delle, se vuole la mia, una delle ennesime provocazioni. Scusami Domenico, noi ci conosciamo da una vita, se vuoi la mia, in questo posto non ci diamo del lei. Te l'ho detto, è come se noi stessimo in un salotto, dobbiamo rilassarci, fare una bella discussione, far comprendere un po' a tutti quello che succede e quello che si può fare, quello è il senso del programma. Poi puoi darmi del lei? No, assolutamente. Assolutamente, figurati, sì. Non ti dicevo, rispetto alla scelta, credo che possa essere una provocazione e la cosa sinceramente non mi stupirebbe, perché insomma non sarebbe né la prima e né credo l'ultima delle provocazioni che possono verificarsi. Certo è che insomma non è piacevole che si sia giunti a questo epilogo anche provocatorio. Il punto della questione è capire il perché si sia giunti a questo punto, e per capire il perché bisogna insomma andare un po' indietro nel tempo. E questo cappello d'inizio era appunto per entrare poi nel merito. Lo stai facendo egregiamente, continua nel tuo ragionamento. La questione credo che sia molto semplice se la si vuole comprendere, se l'approccio che si vuole fare alla questione è quella di un ragionamento pacifico, un ragionamento corretto, un ragionamento leale. Premesso che i problemi possono verificarsi anche nelle migliori famiglie, quindi il fatto che si siano verificate delle incomprensioni tra il comune e l'associazione rientra, credo, anche nel gioco delle parti. Può accadere che insomma ci siano delle incomprensioni. Il fatto poi insomma di senza dare né ragione né torto né agli uni né agli altri, il fatto poi di trascinarle così a lungo credo che abbia al fondo ci sia altro che la questione, diciamo così, del voler portare avanti alcune iniziative. E che quindi, cioè, detto questo, delle aperture ci sono state, francamente a me ha sorpreso. Vabbè, questo poi è storia. Volevo solo precisare, prego, questa cosa. Quando abbiamo avuto delle difficoltà, i primi approcci li hanno fatti i miei amici, i miei collaboratori, i miei amministratori. Certo, pensare che ci sia un dialogo con uno dei miei collaboratori, la cosa naufraghi, ne vada un altro perché casomai dall'altra parte c'è l'idea che qualcuno di questi non avesse, diciamo così, avuto il tatto di poter portare la questione su un tavolo per arrivare alla soluzione, ci sarebbe potuta pure essere. Tant'è che disse: va bene, proviamo con un altro degli amministratori. Insomma, li abbiamo provati tutti, alla fine ho cercato di aprire il tavolo e ovviamente la stessa soluzione si è verificata quando ho aperto la discussione. È chiaro che insomma qualche piccolo dubbio ti viene, nel senso che è possibile che con nessuno degli amministratori, con nessuno insomma dei miei collaboratori si sia riusciti a trovare una soluzione. L'ho sperimentata poi successivamente e abbiamo avuto delle difficoltà. Ascoltando il servizio devo fare una precisazione su questa cosa. Non ti consumare il tutto a prescindere, no. E a cappello di tutta l'argomentazione successiva. No, Carmine, sì, guarda, ti do altri 2 minuti. Devi sapere una cosa. Delle questioni che non tratto personalmente, mi fido ciecamente dei miei collaboratori, anche perché sono all'altezza di poter portare avanti ragionamenti, valutazioni, quindi riferire poi ovviamente al sindaco di quelle che sono le loro valutazioni in merito ad ogni problematica che può esserci nel mio paese. Per le questioni che conosco bene potrei insomma
discuterne ampiamente, senza né cappelli. Ne discuteremo questa sera, speriamo, come dire, di mettere le mani nella marmellata. Io mi auspico soprattutto che queste mani poi alla fine si possano mettere e ne venga fuori una marmellata talmente buonissima che è anche buona da leccare. Questo è il senso della mission per quanto mi riguarda. Ma io faccio il conduttore questa sera e mi sono ripromesso di fare il conduttore di un programma radiofonico che si chiama Il Pungiglione. Consentimi una battuta, non mi sentirei in minoranza. Assolutamente. Vogliamo ascoltare un attimo l'altra campana, almeno per 3-4 minuti. Ed è giusto che sia così. Marco Imbersa. Buonasera Carmine. Aspetta Marco. Sì. Ma è veramente una cosa forte, cioè alzarsi la mattina e poter fare così come è stato fatto, andare su subito.it e mettere in vendita. No, diciamo che la cosa non è proprio semplicissima come dici tu. Allora, innanzitutto, io se vado su subito, quello che vedo, sì, vabbè, però diciamo è una valutazione immediata, non è una valutazione, non si fa un'anamnesi storica della situazione. Assolutamente. Allora, innanzitutto mi complimento per questo canale, la prima volta che vengo per CRT questo canale. Radio, una web radio, una bella comunicazione, piccolina di suo, cioè dove è un canale informativo, un bel canale informativo. Per quanto riguarda il presidente, io vengo a nome del presidente in quanto per impegni personali purtroppo non è potuto esserci. Allora, per la questione ormai è diventata storica, ANPAS comune, mi trovo un po' in imbarazzo stare qua in un gabbiotto, diciamo, radiofonico di un paese limitrofo con il sindaco dopo due anni, cioè sinceramente un po' imbarazzante per il semplice fatto che eticamente questi temi andrebbero trattati comunque in altri contesti e con uno spirito di solidarietà diverso. Comunque, al di là di questo, io credo che la questione è semplice, cioè, perlomeno io parlando da volontario, poi casomai se dovrò dare il mio parere anche dal punto di vista politico come cittadino lo darò, però come volontario la situazione è molto logica, nel senso io faccio parte di un'associazione che è l'ANPAS, che appartiene appunto all'ANPAS nazionale, cioè alla pubblica assistenza nazionale, un'associazione radicata su tutta la nazione, la prima associazione di volontariato onulus di diritto. In pratica noi viviamo grazie solo a una convenzione comunale, o perlomeno fino al 2015 abbiamo tirato avanti grazie alla convenzione con il comune, in quanto noi, diciamo, tu ricordi bene, tu ricordi bene, cari, sì, perché non abbiamo avuto mai, nonostante noi siamo nati nel 1999, l'associazione non ha avuto mai la fortuna di avere una convenzione buona con l'ASL, con il piano di zona, tipo l'emergenza 118. Tu ricordi la questione 118 in passato? Il sindaco era Petruzzo. E poi l'attuale sindaco era vice sindaco e poi dimissionario e tutto il resto. Infatti ci fu proprio la dimissione sua nel periodo che c'era l'assegnazione delle postazioni 118. Non avendo convenzioni di altri enti, noi viviamo con le donazioni, lasciti, le donazioni di privati e la convenzione comunale. Convenzioni che non è affidamento, non è gara d'appalto, cioè bisogna distinguere l'associazione di volontariato dalle cooperative di tipo B o di tipo A, cosa un po' troppo... diciamo ancora non tutti riescono a capire questa differenza. Noi siamo un'associazione di volontariato nati nel 99, abbiamo fatto sempre... La differenza qual è? La differenza è finanziaria, di diritto e di dovere, diciamo. Cioè l'associazione di volontariato va promossa, basti vedere la legge. Di tipo B. La cooperativa di tipo A e di tipo B sono cooperative sociali, praticamente sono attività private che hanno una fiscalizzazione differente. Cioè anche loro possono avere dei servizi in convenzione, però in pratica i vari enti decidono tramite il costo-benefici, i rapporti costi-benefici. Invece l'associazione di volontariato andrebbe promossa al di là dei rapporti ragionieristici, perché dal punto di vista etico, diciamo, è un'associazione di volontariato, non ci sono i dipendenti, ha altri valori etici, ma qua non stiamo a specificare, diciamo, il valore giuridico. Per quanto riguarda la questione comune ANPAS, c'è stata la rottura nel 2015, cioè nel senso il comune ha deciso di non rinnovare più questa convenzione annuale che diciamo l'ANPAS aveva sottoscritto dal 2008 con altre amministrazioni. È stata rinnovata dal commissario prefettizio nel 2013 e nel 2014 è stata implementata dall'attuale sindaco, il quale ci sono anche delle dichiarazioni in determinate delibere che dice abbiamo solo implementato i servizi, abbiamo rinnovato la convenzione in essere.
Nel 2016 questa convenzione non è stata più rinnovata, ci saranno scelte politiche o tutto il resto, noi non l'abbiamo capita, noi come volontari, cioè diciamo come direttivo dell'associazione, questa cosa non l'abbiamo capita, in quanto il sindaco ha fatto una proposta di convenzione che noi abbiamo pure accettato, però la convenzione non è stata sottoscritta. Cioè, questa cosa noi non l'abbiamo capita, nel senso, o perlomeno non ci siamo capiti dialetticamente, cioè mi farebbe piacere avere qualche incontro in più, non tanto con il sindaco ma con l'assessore a ramo, visto che in 5 anni sarà entrato una volta nell'associazione. È una cosa un poco demoralizzante questa cosa, diciamo, sia per i volontari che per la possibile, che per il possibile prosieguo delle attività, diciamo. Non è stata rinnovata questa proposta che ha fatto il sindaco, questa qua, noi l'abbiamo accettata, protocollata, cioè un protocollo. L'unica cosa che variava era il metodo di pagamento, perché praticamente il sindaco aveva fatto un tipo, aveva proposto un tipo di pagamento, come dicevo prima, tipo cooperativa, nel senso io ti do un tot e tu mi fai questo servizio. Con l'associazione di volontariato questo tipo di cioè questo tipo di pagamento non va a cozzare con le attività quotidiane, perché praticamente sia per statuto sia per la legge quadro sul volontariato, la 266 del 91, va un poco a cancellare l'autonomia gestionale, l'aspetto privatistico delle associazioni di volontariato. Non l'avevamo accettata, come dicevo, non so se riusciremo a capirci su questo, poi non lo so, io non ci sono nemmeno stato sempre perché ho altri impegni e quindi... Vabbè, insomma ti sei fatto un bel percorso a ritroso rispetto a quella che è la storia, diciamo, questa è stata la logica, questa è stata la logica. Poi sono stati 2 anni che non abbiamo... di replica così come è, ma fra almeno 4 minuti di caparezza che andiamo sul sicuro e rilassiamo un po' tutti e poi ricominciamo. Fido di te come di chi fa autostop in manette, scelgo un coro come Mariele.
di nuovo in diretta e Caparezza ci aveva distratti, nel senso che eravamo tutti intenti ad ascoltare. Di nuovo in diretta a Punciglione, gli ospiti di questa sera, per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, Domenico Forgione, sindaco di Gesualdo, e Marco Inverso, delegato del presidente pro tempore Sergio Nocera, a nome dell'AMPAS, Associazione della Pubblica Assistenza. Se ho detto tutto bene. Allora, il ragionamento stava marciando per il verso giusto, si parlava, come dire, a questo punto possiamo dire degli attriti che permangono tra l'Associazione della Pubblica Assistenza e l'amministrazione attuale, la casa comunale, come vogliamo dire, perché poi alla fine, ripeto, così come stavo facendo notare nel fuori, come dire, nel fuori onda audio al sindaco Forgione, il punto di discrimine è solo una questione monetaria, non ci dovrebbero essere problemi, perché poi alla fine, tu me lo insegni, Domenico, mettere mano in senso positivo a un bilancio però non è così difficile quando le cifre sono esigue. A volte credo che chi non sia di Gesualdo possa anche stentare a comprendere che cosa stia succedendo nel nostro paese realmente. Ecco perché poi alla fine assurgere alla cronaca provinciale non è manco positivo. Se è solo una questione monetaria, sindaco, possiamo fare una promessa immediata, in diretta, da sindaco ai cittadini di Gesualdo che senz'altro ci ascoltano questa sera, perché stiamo parlando di sociale, qualcosa di importante. Quanti minuti vuoi? Perché la trasmissione è tua da un lato e alla stessa maniera anche di Marco, ma riesco a dividere bene i minuti. Ma a me francamente basterebbe... Perché poi, capito, è banale la cosa, no, Domenico. Invece non è così, se siamo arrivati a un punto di, purtroppo, di creare una frizione da questo punto di vista, credo che la questione non sia poi tanto banale. Potrei, diciamo così, per rendere chiara agli ascoltatori la vicenda, ma questo non a titolo di polemico o di altro, perché credo che quando ci siano delle cose positive debbano essere messe in risalto. Allora, credo che il mio comune, incluso l'assessore al ramo, che ha delle competenze e delle specificità in merito a queste questioni, insieme a tutti gli altri amministratori, erano giunti alla conclusione, così come era stato affermato nel programma elettorale, di sostenere, tra le altre cose, il sociale. Cosa che è stata fatta, viene fatta, i settori nei quali, insomma, abbiamo dato la possibilità di verificare che il comune di Gesualdo ha dato risultati importanti sul piano sociale ci sono e sono ben documentati. Se volete, successivamente io vi dirò quali sono le questioni che noi abbiamo affrontato e altre che partiranno a brevissimo, ma che già sono partite nelle loro progettazioni ed erano già nella programmazione. La mia domanda è questa, perché devo rivolgere a me stesso una domanda che mi sono posto da sempre, da quando sono iniziate, diciamo così, queste piccole schermaglie, perché inizialmente pensavo che si potesse giungere ad una soluzione, o quantomeno auspicavo che si raggiungesse una soluzione. Se al mio posto lei, se tu Carmine al mio posto facessi sedere altri sindaci, ma con questo ognuno di noi cerca di fare, perché noi siamo riusciti a trovare una soluzione di equilibrio finanziario nel nostro comune, un comune che presenta un avanzo di amministrazione. E quindi questa è una cosa bellissima, una cifra, sì, esigua, se la mettiamo. No, però scusami un attimo, perché vorrei terminare. Prego, prego. Quanti comuni, se ne andassimo a fare una valutazione, quanti comuni hanno mai firmato una convenzione con un'associazione di volontariato di un importo di 21.350 euro? La mia domanda è questa, ed è una domanda che mi sono posto, che ci siamo posti con gli amministratori, ma questa non è polemica, questa è una realtà. Se noi andassimo a vedere, perché ognuno cerca, ha casomai problematiche diverse all'interno del proprio comune,
diversi colleghi sindaci potrebbero avere problematiche diverse da quelle che abbiamo noi, ma noi abbiamo cercato di fare un investimento importante sul piano quantomeno dell'associazione di volontariato della pubblica assistenza. Non credo che ci siano tanti comuni, tanti enti che hanno stipulato convenzioni per un importo di 21.350 euro. Ed è una realtà questa. Questa è una realtà di fronte alla quale nessuno di noi può dire non è così. Perché è certo quello che io sto dicendo. Sull'altra questione, su cui vorrei puntare l'attenzione, come diceva il presidente dell'associazione, Sergio, lui dice questa cosa è nata, diciamo così, stava andando bene, poi il comune non ha effettuato regolarmente i pagamenti. Questa questione, come io già ho spiegato diverse volte, non era dovuta a una questione di mancanza di risorse, perché chi ha fatto l'amministratore o chi si occupa di enti pubblici sa benissimo questo. E visto che tu, Carmine, hai fatto anche l'amministratore, sai bene che per poter stipulare una convenzione il comune deve avere le risorse finanziarie, altrimenti la convenzione non può essere sottoscritta. Questo significa che il comune aveva le risorse finanziarie. Chiedo scusa, un attimo solo. No, perché dobbiamo spiegare questa cosa, dove è nato il problema. Il comune ha stipulato la convenzione e non avrebbe potuto farlo se non avesse avuto i 21.350 euro a disposizione. Ora, che accada un ritardo nel pagamento, cosa che può verificarsi, se vuoi la mia, ma la ragione qual era in quel momento? Che siccome il comune di Gesualdo aveva fatto un bando di gara per il servizio di tesoreria, a vincere questo bando di gara fu una banca diversa dalla precedente. Tra aggiornamento di software, questioni burocratiche e tanto altro, ci fu un ritardo di 2-3 mesi, se non un paio di mesi, se non ricordo. Vabbè, sono 7 mesi, ma al di là dei mesi. Non è al così. Di là dei mesi. Non è così. No. Anche temporale, anche per comprendere. Però dobbiamo dire la realtà. Non è così. Successe 3 mesi, insomma, quello che furono i tempi tecnici per poter cercare di ritornare nella normalità. Ma al di là di questo, la proposta che poi, perché una domanda va fatta, è vero che fino a questo momento ci saranno state sicuramente delle persone che hanno sostenuto questa associazione, però a noi per banali ritardi si è innescato un qualcosa che a mio avviso, ed era quello che noi non riuscivamo a spiegarci come amministratori, ma tutto sommato che ci sia stato un ritardo, noi abbiamo stipulato una convenzione importante, cioè noi versiamo una somma importante. E ti ripeto, ma tu lo sai benissimo, perché sei una persona che, diciamo così, a cui piace consultare, Carmine, l'albo pretorio di diversi comuni, non solo quello di Gesualdo. E sai benissimo e allora sai perfettamente che una convenzione di questo tipo non è stata mai stipulata. Tra le altre cose dobbiamo dire anche un'altra cosa. Il comune, proprio perché insomma ci teneva a mantenere questo rapporto con gli amici della pubblica assistenza, le spese relative alle utenze, gas, luce e quant'altro, interamente a carico del comune, perché si tratta di questioni sociali, e quindi noi abbiamo ritenuto necessario. Scusa, un attimo solo. No, devo terminare. Facciamo per terminare. Sono tre il ragionamento. Il pagamento delle utenze lo fa direttamente il comune. La sede in cui sono ospitate l'associazione di pubblica assistenza, sulla quale insomma io avevo aperto qualche settimana fa un ragionamento sia con Marco Immerso, sia con Sergio e sia con Morano, per alcune problematiche che ci sono. È concessa gratuitamente dai frati cappuccini. Cioè, voglio dire, oltre all'esborso, a questa somma di denaro che il comune di Gesualdo aveva messo a disposizione per i servizi sociali, ci sono anche tutte queste altre cose. Allora, le persone che casomai hanno, anche di qualche paese vicino, come dicevi tu, hanno potuto rivolgere una critica a quello che è l'operato di questa amministrazione,
credo che un po' di cambieranno forse opinione rispetto a questa questione, perché se loro facessero un giro all'interno del proprio comune, all'interno delle proprie associazioni di volontariato, verrebbero certamente a conoscenza del fatto che quelle medesime associazioni non sono sostenute per come le abbiamo sostenute noi sul nostro territorio. Ed è un dato chiaro e pacifico. Ora, non volendo entrare nel merito di questa questione, perché sono venuto, benché ho incontrato per 3 volte nei giorni passati Marco, Angelo e Morano, e francamente sono venuto alla radio per non essere, diciamo così, additato, tra virgolette, come la persona che sfugge al confronto, perché non è mia abitudine, anche perché sono convinto, quando sono convinto di alcune cose, cerco di trovare sempre la soluzione. Ma la soluzione fin dove è possibile? Quando la soluzione non è possibile praticarla, è chiaro che facendo il sindaco io non gestisco somme proprie, io gestisco le somme di una comunità. E credo che le somme di una comunità vadano gestite nel momento in cui ti affidano il mandato di portare avanti delle cose, la gente lo fa perché ha fiducia di una persona. Nel caso specifico, qualche anno fa avevano fiducia di Domenico Forgione, diventato sindaco di Gesualdo. E ovviamente nel rispetto del mandato che io sto ricoprendo, ho cercato di chiarire per bene questa vicenda. La mia fu una proposta di tentare di strutturare diversamente i servizi che venivano dati dall'associazione di volontariato al comune e ai propri cittadini. Anziché, questo è il tema del ragionamento, anziché di prevedere una miriade di servizi, con l'amministrazione, a seguito insomma di ragionamenti su queste questioni, optammo di individuare pochi settori su cui basare l'attività. Accorpato, come suol dirsi. Abbiamo ritenuto di puntare il tutto su alcuni servizi, ma cercando anche di far capire effettivamente, perché c'era un problema anche di comprensione, cioè la gente non riusciva a capire quali fossero i servizi che l'associazione garantiva attraverso i fondi erogati al comune. Questo era, a mio avviso, il punto della questione. Quali sono i servizi che l'ANPAS quotidianamente, con convenzione, a questo punto anche senza convenzione, porta avanti dal 1999. Sì, allora, premettendo che in 30 secondi che ti rubo, poi hai il tuo diritto di replica. Allora, i servizi che l'ANPAS, la pubblica assistenza, diciamo, cerca di portare avanti a livello diciamo sia territoriale che extraterritoriale, nei paesi, diciamo, nei dintorni. Innanzitutto il servizio di trasporto di disabili a scuola, da e per strutture scolastiche, diciamo. Poi i servizi dialisi, il banco alimentare per 120-130 famiglie. I trasporti attualmente lo fate in maniera gratuita? L'anno scorso abbiamo fatto in maniera gratuita. Allora, il servizio, però dovete dare la possibilità di rispondere. Prego. Allora, il servizio trasporti, per chi sta nel ramo, diciamo, e conosce la materia, si divide per 2 enti, diciamo, per la scuola primaria, nel senso elementare e media, è di competenza del comune. Per la scuola superiore, i diversamente abili devono essere trasportati a scuola per competenza del piano di zona sociale. Visto a Gesualdo ci sono dei disabili, forse il sindaco ultimamente è un po' confuso con i disabili per quanto riguarda, diciamo, i confini territoriali, sia a scuola elementare che sia nelle scuole superiori. Allora, per quanto riguarda questi trasporti, noi abbiamo sempre cercato di garantire tutti e 2 i trasporti. Garantiamo dal 2006 il banco alimentare per 400 persone indigenti, cioè 120 famiglie. Garantiamo il servizio H24 con l'ambulanza per trasferimenti di missioni e tutto il resto, perché non abbiamo il 118 dal 2000, diciamo, da quando abbiamo comprato la prima ambulanza. Ci sono 10 ragazzi in servizio civile, perché facciamo segretariato sociale, progettiamo i ragazzi in servizio civile e fanno i turni dalle 8 alle 20, e quindi c'è la sede aperta 8-20, pure per pratiche sociali, gli anziani e tutti i resti. Diamo a disposizione ausili sanitari, sedie a rotelle, lettini e tutti i resti donati da persone private.
Cerchiamo di far parte della colonna mobile della Regione Campania in merito alla protezione civile. Infatti abbiamo avuto un sacco di benemerenze dal Presidente della Repubblica per i vari terremoti sul territorio nazionale che abbiamo, diciamo, siamo andati anche noi. Volevamo fare infatti il gruppo di protezione civile comunale che purtroppo non siamo riusciti ancora a concludere. Al di là dei servizi e di tutte le cose, perché poi ci stanno i servizi, non è che posso specificare tutti i tipi, a volte c'è anche la gente che ci ascolta, a volte, certo, no, però a volte c'è anche una questione di privacy anche nella gestione dei servizi, cioè anche nell'accompagnamento di determinate persone, che non è che l'andiamo pubblicizzando, l'andiamo dicendo, cioè si fa il Banco Alimentare, si fa dal 2006, si è venuto a sapere che 100 famiglie prendono i pacchi ogni 15 giorni nel 2015. Proprio per questa bega politica è venuta fuori, perché sennò noi comunque avevamo tenuto, non nascosto, però per un certo rispetto pure verso le persone che venivano a prendere questi pacchi alimentari, non avevamo detto nulla che noi facevamo questa cosa in convenzione con il Banco Alimentare Nazionale. Il discorso è un altro, cioè il sindaco sta qua... Tu stai dicendo che se dovesse venire un indigente a casa della pubblica assistenza, non potete dargli da... Sì, noi stiamo continuando a dare i pacchi alimentari. Oggi mi veniva in mente un qualcosa che riguardava la chiusura del Banco Alimentare, forse ho pensato qualcosa... No, è stato sempre aperto, non l'abbiamo mai sospeso. Il discorso è un altro, il sindaco ha fatto poco fa un ragionamento ragionieristico, ma il ragionamento ragionieristico io lo metterei un po' da parte, perché se devo rispondere da volontario, io rispondo che il fatto che sono 2 anni questa convenzione non è stata rinnovata. Noi abbiamo accettato la proposta non è stata sottoscritta. Cioè andare a dire quale sindaco, quale amministrazione dà 21.000 euro all'anno, ci stanno anche amministrazioni che si impegnano per la gestione territoriale delle emergenze, ci stanno anche amministrazioni io che hanno... detto, si però scusami, però scusa, fammi finire. Al di là delle scelte politiche, però ci si tratta anche dei risultati. Cioè nel senso, se l'amministrazione ha dei consiglieri nel piano di zona sociale, si potrebbero fare anche delle progettazioni, un teletrasporto come abbiamo proposto e c'è il protocollo al comune, un telesoccorso per gli anziani, si potrebbe mettere una farmacia comunale, sono servizi che abbiamo proposto, purtroppo non lo so, cioè nel senso una cosa insomma, è dire sì, è una per fare pace ci sono tutti quanti. Allora io proprio questo il mio rancore viene proprio fuori dalle parole che dice lui, sono 2 anni che noi non abbiamo sussidi, tiriamo avanti le cose nel rispetto dell'utenza, nel rispetto anche del comune, perché quando gira un'ambulanza con il nome Gesualdo di ultima generazione o un camioncino che abbiamo solo noi per attività logistica o altri tipi di mezzi e di supporti ausili per i sanitari, è anche un beneficio indiretto, diciamo, anche per il comune, cioè noi stiamo cercando di mettercela tutta, però dire quale comune dà questi soldi, cioè io credo che non abbia senso, cioè noi abbiamo accettato una proposta, i soldi l'ha dati l'amministrazione sua e qua sta scritto anche un suo intervento tra virgolette, il segretario l'ha messo tra virgolette dicendo è un'implementazione dell'ex convenzione. Di che cosa stiamo parlando? Della convenzione. Noi non siamo in video, siamo in allora, audio. Allora, la delibera del Consiglio Comunale numero 27, il 20 dicembre 2013, cioè è la delibera che praticamente rimodulazione convenzione tra Comune di Gesualdo e l'Associazione Pubblica Assistenza Gesualdo. La stessa delibera che poi pari è stata nel 2014. Sì, nel 2014. In pratica. Virgolettato la replica del sindaco, dice il sindaco precisa che la convenzione proposta all'approvazione del Consiglio è soltanto una rimodulazione della precedente con implementazione di ulteriori servizi, ma con costi analoghi a quelli già convenuti in passato. Cioè, se è una tua frase detta, che sta scritta e protocollata, cioè non è che andiamo a vedere se l'hai detto, se non l'hai detto, l'hai voluta fare la convenzione, a noi si faceva piacere collaborare, si è stoppata questa, è stata stoppata questa convenzione. Hai fatto la proposta, noi in tutti i modi abbiamo cercato di protocollare la controproposta per accettarla, in effetti questa proposta, però non è stata sottoscritta. Se andiamo a prendere, io non voglio entrare nel banale e nel critico, cioè se andiamo a prendere le proposte che hai mandato tu senza un consiglio comunale, cioè diciamo senza niente, sono proposte che arrivato a sto punto mi fai pensare che non era una proposta di riallacciare i rapporti, è una proposta provocatoria, cioè perché se noi l'abbiamo accettata e non è stata sottoscritta, cioè non ho capito perché non è stata sottoscritta questa convenzione se noi l'abbiamo accettata. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando della lettera aperta che il sindaco ha mandato nel 2015. Firmando, l'ha mandata al presidente dell'ANPAS nel 2015.
il 9 dicembre 2015, cioè, per concludere, visto che lui ha parlato della condizione ragionieristica, perché non è che ci possiamo mettere a sindacare, l'albo pretorio lo vedono un po' tutti quanti, cioè la condizione economica di un comune è frutto di scelte politiche, però venire a dire che 20.000 euro, diciamo che poi al netto erano 18, per 10 servizi essenziali sono tanti, cioè non credo che sia giusto, se poi andando a spulciare nell'albo pretorio si trovano spese, diciamo, fatte per altri eventi che superano, se non triplicano, la spesa di una convenzione o un'associazione di volontariato. Cioè poi arrivato a questo punto mi sento proprio umiliato dall'istituzione, diciamo. Le scelte politiche, poi, tra virgolette, comunque, come dire, determinano l'andamento. Cioè, la politica sceglie, nessuno mette in dubbio, però non puoi dire 18.000 euro l'anno per 10 servizi essenziali. Giusto, sì, 10 servizi essenziali H24 sono molti, 18.000 euro. Se mi date due minuti, io sono nella condizione di poter chiarire la No, perché tu, scusami, ti do del tu, mi permetto. No, ma al di là della contrapposizione, tra virgolette, contrapposizione, uno cerca di ragionare sulle cose. Io faccio un ragionamento non preparato, ma un ragionamento... diciamo così, nessuno ce l'ha preparato, però dico, che senso ha ritornare indietro a dire quale comune dà questi soldi? Cioè, no, secondo ma era giusto me... per dire che il comune ha investito tantissimo sulle questioni sociali, perché il punto è questo: noi dobbiamo capire se un'amministrazione investe su qualcosa, il parametro per capire se quell'amministrazione ha investito tanto o ha investito poco qual è? Però tu mi insegni da buon avvocato. Io però non dico, mi insegni da buon avvocato, no? Che è una convenzione. Facciamo però visto che è importante questa facciamo cosa. Facciamo esprimere il suo concetto. Allora, ognuno ci può insegnare. E cerchiamo di trovare la soluzione. Io vorrei trovare la soluzione. Allora, come procuratore potrebbe benissimamente spiegare che la convenzione si viene eliminata o viene sospesa solo se c'è un'inadempienza. Cioè l'inadempienza non c'è stata, non c'è una carta che dice parla di inadempienza. Cioè, come fai a dire... Cioè, capito che voglio dire? Nel senso, se non c'è una carta e parli di inadempienza, non c'era un dissesto finanziario al comune, qual è il problema di rinnovare questa convenzione? Comunque declassata anche economicamente, perché poi la proposta era inferiore la proposta che noi abbiamo accettata. Che poi alla fine di tutto quello che è venuto fuori, almeno ad ora, a 10 minuti dal termine della trasmissione, come dire, una situazione di impasse basata su un mero conto numerico, insomma. Ma non è così. Che io non accetto. Non è così, perché... non è un conto numerico. Allora, noi ci dobbiamo chiarire su questa questione. E spero che sia una delle ultime volte, non dico l'ultima, ma una delle ultime volte su cui uno debba ritornare su questa questione. Allora, innanzitutto, una delle cose che, a dire il vero, devo rappresentare, che è una cosa che mi ha irritato profondamente. La cosa che mi ha irritato è questa. Innanzitutto, caro Marco, e lo dico così en passant questa cosa, senza andare a fondo sulla questione. Il fatto che tu mi abbia detto che il sindaco non è attento ai confini territoriali, io comprendo perfettamente a cosa tu ti riferisci, ovviamente. Ma credo che questo sia un ragionamento... No, non ho detto che non eri attento, forse devi, un po' distratto, un po' disattento, come vuoi. Però se vuoi la mia... Anche questa, fisiologico. Ma questa cosa, anni. Se vuoi la mia, è di pessimo gusto, francamente. Perché credo che una persona che abbia un problema economico o abbia un problema, diciamo così, relativo alla sua diversa abilità... il fatto che sia di Gesualdo oppure sia di un altro comune, a mio avviso questa cosa non deve assolutamente determinare la possibilità di andare incontro a qualcuno che ti chiede, insomma, di collaborare anche nelle attività che si fanno all'interno di un ente. Con questo voglio dire che... confuso comunque. No, stavo dicendo dell'incontro fatto qua a Taurasi, di farla a Gesualdo. Va bene. E allora vuol dire che... Cioè, la prossima volta devi vedere in radio, di mandare il protocollo. Allora vuol dire che, insomma, la cosa... Se è così, allora per ho male... l'ho detto dall'inizio. Allora, se ho male... nella discussione, perché sennò noi... Allora non posso... Chi ci ascolta non comprende. Certo, allora non posso compiacermi del fatto che, evidentemente, non ho capito bene quello che, insomma, è stato detto.
ma proprio perché spesso, e io lo dico con grande tranquillità, non ci siamo compresi su alcune questioni, vedi l'ultima che è stata detta proprio in radio, io ti volevo dire una cosa. Se un sindaco, e almeno nel mio caso, raramente io mi sono trovato nella condizione di mettere nero su bianco e di scrivere a qualunque associazione del mio paese, e nel nostro paese ci sono diverse associazioni, o anche con privati cittadini, ho tentato sempre la strada del buonsenso e del ragionamento, e francamente in diversi casi ci sono riuscito, in altri meno, in altri non ci sono riuscito, ma nessuno è infallibile. Se nel caso specifico il sindaco arriva a scrivere una lettera, vuol dire che lo fa perché evidentemente nel dialogo che c'è stato tra le parti, io non dico che gli altri non capivano, ma dico che probabilmente il sindaco non riusciva a farsi capire. E allora è arrivato alla conclusione dicendo a se stesso, non agli altri, siccome non sei stato in grado di poter trasferire quelle che sono le intenzioni tue e della tua amministrazione, allora è meglio che le metti nero su bianco. E così ho fatto. Ho scritto quello che noi ritenevamo necessario per il prosieguo della convenzione e mettere nero su bianco dicendo semplicemente questo. Vi confermiamo, siamo disponibili a confermare la convenzione cercando di specificare la cosa in pochissimi punti, dicendo 8.000 euro li vogliamo dare per il trasporto e diversamente... Ma una cosa è semplicissima. Noi stiamo mandando l'ambulanza. Ma no, però, un momento, lasciamo perdere. Lo so, ma poi là ci sembra la stessa lettera. Vabbè. Cioè, noi l'abbiamo accettato questa lettera. Ma non è così. Cioè, non vabbè, perché il ragionamento... stiamo ragionando tra amici fondamentalmente. Sì, però l'abbiamo ma il ragionamento che è stato fatto a me sinceramente non è che piace tanto, perché è vero che voi siete un ente privato, diciamo così, di gestione anche di un vostro patrimonio e compagnia bella, ma ciò non significa che un sindaco rispetto ad una convenzione aveva chiesto anche rispetto a questa convenzione, dice, per valutare effettivamente le persone che vivono una condizione economica non buona, è possibile sottoporre le richieste che mi fate all'assistente sociale, la quale, valutate le richieste, approverà o meno una condizione del genere. Non ho capito sinceramente il perché non si potesse procedere in questo senso. Ma noi abbiamo accettato la proposta. Ma non è così. Abbiamo solo rimodulato per quanto riguarda i servizi. Così. Perché allora, l'accettazione, detto, a volte, Marco, quando uno fa una proposta, e la nostra fu una proposta chiara, è protocollata, risposta Marco, pro contro pro, ce l'ho qua, cioè se Carmina vuole leggere, la legge, ecco qua, risposta contro pro, numero di protocollo, cioè non è che ci mettiamo a dibagianare, noi ci abbiamo le carte. Sarebbe conveniente che mi facesse un sunto, anche perché è abbastanza... Ah no, è stato, allora, questo qua è stato un problema, cioè Domenico, io non è che dico confuso come ho preso, dico per una questione fisiologica, perché mi rendo conto che... Il 15 dicembre 2015 da parte dell'Ambas... indirizzata al sindaco del comune di Genova. Ma poi voglio dire un'altra cosa, io con questo non è che voglio alimentare le cose, io voglio cercare sempre di trovare una soluzione nelle cose, fin dove è possibile, però la cosa che mi è venuta, cioè io dico, ma possibile mai che tra persone in un piccolo paese non si riesce ad arrivare a una soluzione? Ed è anche una delle questioni che mi sono posto, però... Scusami Carmine, però mi devi far terminare, certo, perché la cosa... io dico a loro questo, dico... E con gli amministratori c'è stata un'incomprensione. E con il sindaco c'è stata l'incomprensione. E con i frati minori c'è stata l'incomprensione. E con i ragazzi delle associazioni che svolgevano manifestazioni durante il periodo estivo c'è stata incomprensione. Allora la domanda è questa. Se era solo con il sindaco l'incomprensione, vuol dire che era solo con il sindaco. Ma quando le incomprensioni vengono... quando le incomprensioni... mi devi far terminare perché io non interrompo. Poi nei prossimi giorni magari riusciamo a trovare una soluzione, io sono il sindaco più felice del mondo, ma si deve trovare alle condizioni che devono essere ben stabilite, ovviamente con quelle che sono le nuove progettualità che noi abbiamo avviato e quindi valutando effettivamente quali risorse finanziarie ci sono a disposizione. Allora io farei una cosa però sola. Mi devi far terminare perché io non interrompo mai. No, almeno 10 secondi. Ho fatto parlare più di un quarto d'ora, penso che mi spetti, insomma. Abbiamo 3 minuti, così. Dovrei concludere pure io e cerchiamo di... Allora, la questione è questa. Dico, c'è stato questo problema, che è un problema che non ha riguardato soltanto
il comune, il sindaco con l'associazione. Ci sono state diverse incomprensioni. Bene, va bene. È andata così. Pazienza, cerchiamo di capire quali sono le ragioni di questa cosa. Nell'ultimo incontro che io ebbi anche con Marco e con Angelo e Sergio, addirittura disse un'altra cosa. Siccome anche la sede dove sono, per far capire effettivamente non solo ai miei cittadini ma anche alle altre persone qual era l'orientamento. Domenico, ti prego, stiamo terminando. Della diretta sono qui, abbiamo 60 minuti, ce li siamo mangiati tutti. Allora, ma io ho cercato solo brevemente, ma lo spazio che mi è stato concesso credo che sia stato sufficiente, ma al di là di questo. Un'ora abbiamo fatto tanto. Ma detto questo, avevo anche proposto a loro, dico, visto che ci sono delle attività da fare anche all'interno di questo locale dove state, che è De Frati Cappuccini, sono disponibile, perché gli amministratori mi hanno dato mandato per questo, di poter concedere all'associazione anche una sede all'interno del centro urbano. Detto Perfetto. Questo, e concludo, e poi ti lascio la chiusura. Per che sia chiaro, che sia fatti, chiaro, sei disposto a concedere. Ma non è una questione di datribe, è una questione di spazi. Loro ci hanno dato anche la sede per mettere la scuola, non hanno più spazi. Allora, da sindaco, io sono proposto di dire: vi diamo anche uno dei locali perché sono nostri. Ma l'atteggiamento, ma la convenzione finisce il 2020. Noi stiamo vendendo un'ambulanza. Allora dobbiamo, stiamo vendendo un'ambulanza. L'atteggiamento, se riesci a capire l'importanza, ho capito, ma è l'atteggiamento proprio provocatorio e di scontro che non va bene. Io farei rispondere, bisogna, scusatemi, bisogna fare un approccio alle questioni. Chiedo scusa, l'approccio alle questioni deve essere pacifico per poter risolvere le questioni. Quando ci si mette sempre muro contro muro, non va bene. Ma non va bene. E concludo dicendo che per quanto riguarda invece il trasporto dei ragazzi diversamente abili, su questa questione il comune dà piena disponibilità a voler cercare di dare il contributo per queste questioni. E già a partire da gennaio. Certo è, magari se noi arrivassimo... Un po' più retroattivo, sai. Ma non è una questione di essere retroattivo. È una questione di... Cioè, le somme purtroppo... Sarebbe opportuno non abbiamo, rispondere all'ex vicepresidente ma non abbiamo, dimissionario. Non abbiamo, chiedo scusa, non abbiamo molte somme a disposizione. Però, e nemmeno sono dell'avviso di fare... di calcolare la tariffa come viene fatta anche dal piano di zona sociale, per dire che fai 28 centesimi per a chilometro e 30 centesimi per il volontario che ci va sopra. Assolutamente arriveremmo per un trasporto di 8 mesi a 1000 euro, 1500 euro. Non è questo. Il comune è disponibile anche a dare qualcosa in più per poter garantire l'associazione, però ci dobbiamo capire sulle questioni, altrimenti purtroppo io gestisco fondi non miei, io gestisco fondi di una comunità, ma pure per altre se la spese, comunità però. Ma certamente purtroppo. È certamente che è così, è certamente, ma faranno la loro valutazione. Per me il problema su alcune questioni non c'è, assolutamente. Congedarmi dai nostri ascoltatori cercando di far comprendere rapidissimamente il collega che viene dopo di me, di cui mi sfugge il nome, mi perdonerà, 30 secondi soli, per dire che poi alla fine di tutto il ragionamento è stato un ragionamento abbastanza compito, ma ne è venuto fuori, non credo l'abbia, come dire, notato, palpato solo io, una sorta di acredine. Ma non è così, Carmine. Ma nei ragionamenti non è così. Ma scusate, non vedete, accusate, giuro, sto facendo in maniera imparziale. Perché io, non è così. Sempre in maniera imparziale, credo che, fermo restante quell'altra cosa che è venuta fuori, cioè la disponibilità a 360 gradi da parte dell'amministrazione comunale a voler sanare questa piaga, di piaga si tratta. Ma Angelo e Sergio, già ho detto qualche giorno fa, ho detto che per quanto riguarda il trasporto dei ragazzi diversamente abili, il comune si rende disponibile al rimborso. Ora è chiaro, fatemi capire quanto la quantificazione di questo rimborso, quanto, ma non in termini di quantificazione. Lasciamo noi stare dobbiamo, il rimborso, io prendo ad esempio negli ultimi 30 secondi che ho a disposizione la delibera 174 del 23 dicembre 2014, rideterminazione della vecchia convenzione, minimo vitale, poniamo che sia ed è 1779,19 euro, perché ne è venuto fuori, e me lo dovete però devi aggiungere che al mese.
Al mese, per carità, non stiamo parlando all'anno, sarebbe terrificante. Fermo restando, per quanto mi riguarda, il sociale è al primo posto. Fa bene il comune di Gesualdo a spendersi e a spendere sul sociale, va bene così. Abbiamo cercato di dare un'analisi, come dire, a 360 gradi della problematica. Io, se ci sono riuscito, mi sono mantenuto in maniera imparziale. Mi scusatemi se mi sono dilungato. Arrivederci a dopo la pausa natalizia, Davide Annuzzo, se non vado errato. Il pungiglione, come dire, si ferma per un mesetto circa. Buone feste a tutti quanti, ci rivediamo l'anno prossimo allora. Comunque, CRT, la tua radio, CRT, la tua radio. Avete ascoltato Il Pungiglione, in studio Carmine Cogliani. Ho letto 1000 storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie e i giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo Sancio c'è bisogno soprattutto di uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto. Vammi a prendere la sella, che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia della Dulcinea del Toboso. E a te, Sancio, io prometto che guadagnerai un castello, ma un rifiuto. La calda e magica atmosfera del Natale scende in strada con le luci e i colori dei mercatini, con le musiche e i giocolieri per bambini, con i sapori dello street food e il torpore del buon vino. Ritorna a Melito Irpino il 16 e 17 dicembre. Natale in strada. Con lo street food, giocolieri, cantastorie, clown e Babbo Natale, animati da zampognari e musiche popolari. 16 dicembre, apertura ore 15, ore 21, col patrocinio della Regione Campania, appuntamento con la commedia di Corrado Taranto presso la Chiesa Madre di Sant'Egidio. 17 dicembre, apertura ore 10, 15:30, prima manifestazione canora con 5 gruppi parrocchiali presso la Chiesa Madre di Sant'Egidio. Ore 20:30, spettacolo Kairos con il cantastorie Viaggio a Cardi. Il tutto in compagnia di Radio CRT in diretta. Vi aspettiamo a Melito Irpino con i suoi mercatini di Natale il 16 e 17 dicembre. Ah, dimenticavo, Felice Natale a tutti voi. CRT presenta Metal Detector, un'ora di heavy metal ad alto voltaggio. In studio, Arturo Capone.
Ciao a tutti, buonasera da Cosmo, Radio Taurasi, Radio CRT, non si dice, si dice invece Metal Detector, ore 21 e qualcosa, questa sera mi hanno sforato, abbiamo sforato, ci hanno leggermente, come dire, posticipato di un quarto tra 20 minuti, ma è giusto così, la discussione precedente era piuttosto accesa, l'abbiamo sentito, l'avete sentito, non l'abbiamo vissuto in diretta e quindi era giusto lasciare un po' più di tempo per spiegare meglio agli ospiti le loro intenzioni, le loro idee. Quindi queste ci spostiamo totalmente, questa sera abbiamo cominciato col botto, ok, qualche giorno fa, qualche sera fa ci ha lasciato un pezzo grosso, l'avete riconosciuto, no? Quelli più attenti tra voi. Ma noi non siamo qui a celebrare come al solito la morte, come molti fanno sui social network in questo periodo, quando muore un pezzo grosso della musica, tutti lì a piangere, tutti lì a commentare, tutti lì a postare le foto, le canzoni, e decisamente a noi queste cose danno molto molto fastidio, anche perché questi necrologi continui non fanno assolutamente bene né all'umore né tantomeno alla band, insomma al personaggio che in questo caso purtroppo è Warren Dane, che ci ha lasciato per non vogliamo nemmeno ricordare perché, vogliamo ricordare l'uomo, vogliamo ricordare l'artista, anzi in particolar modo questo grandissimo cantante, in passato frontman delle Sanctuary da Seattle, questo splendido gruppo tra il power thrash americano, scioltisi dopo un paio di album, travolti anch'essi dal ciclone grunge che in quel periodo imperversava e ha fatto a pezzi un po' tutte le band che venivano dagli Stati Uniti, che non facesse insomma musica altamente deprimente, altamente alternative, non particolarmente metal né particolarmente AOR o hard rock classico, ormai si parlava solo la lingua dei teenager depressi e appunto del grunge, e questi furono, quindi si sciolsero e poi poco dopo, finito il ciclone del grunge, un po' come è stato il punk, Warren Dane si è rifatto con i mitici Nevermore, questo pezzo è appunto tratto dall'album This Godless Endeavor e si intitola Born, uno degli ultimi album, di sicuro il più bello, quello più tecnico, quello che mostra il grandissimo Jeff Loomis alla chitarra in forma smagliante, e Warren Dane che declama i suoi versi di pessimismo totale, descrivendo questo mondo ormai alla deriva, con difficoltà di comprensione, delle difficoltà nei rapporti interpersonali, in particolar modo scagliandosi, come in questo pezzo, contro le religioni organizzate. E niente, la serata è bella lunga, io spero di poter presentare un po' tutti i pezzi, anche perché il buon vecchio amico Raffaele Beriso mi sta seguendo assieme ad altri amici che saluterò tra poco, tra pochissimo, dedicandoci un pezzo, perché siamo, come dire, freschi di ritorno dal grandissimo concerto Black Winter Fest numero 10, a celebrare il decennale di questo grandissimo festival, di sicuro ormai a livello europeo, per non dire quasi internazionale, che si svolge ogni anno in quel di Brescia. E vi lascio con un altro pezzone di un gruppo che si è esibito proprio al Black Winter Fest. Questi sono, se non ricordo male, Infernal War, Deadheads Empire, dall'album Terror Front. A dopo. We'll be right back.
Ok, e questi erano gli Infernal War dalla Polonia, incazzatissimi come sempre, il primo album pieno, ovvero Terror Front. Salutiamo il nostro caro amico Carmine Cogliano con la sua verve straordinaria che ci saluta e ci augura buone feste naturalmente, cosa che facciamo faremo anche noi alla fine della trasmissione. E quindi vi raccontavo del Black Winter Fest, edizione numero 10 in cui ho conosciuto questi grandi, a dire la verità li ho conosciuti l'anno scorso, i carissimi amici Alex e compagna da quel di Valtellina, Sondrio. Gli ha mandato un po' di foto proprio oggi e devo dire che abitano in un paradiso terrestre. Voi lascio immaginare quei posti straordinari ai piedi delle Alpi, con questi paesi praticamente isolati, si può dire, con una leggerissima spruzzatina di neve, insomma un paradiso in terra, posti assolutamente meravigliosi. Come meravigliosa devo dire anche Brescia, ma non siamo qui per parlare di città, siamo qui per proporre musica, anche perché il tempo purtroppo vola ed è tiranno. Venerdì prossimo non sarò in onda, purtroppo ormai ci avviciniamo al Natale, per chi ci crede, per chi lo festeggia. Noi metallari non è che siamo particolarmente avvezzi, insomma, a festeggiare il Natale, qualche volta l'abbiamo fatto in passato, il caro collega, però cioè, ideologicamente, religiosamente ce ne dissociamo del tutto. E musica allora, dopo l'Infernal War dalla Polonia con la loro Dead Dead's Empire, ovvero Impero delle Teste di Morto. E ci spostiamo, non so nemmeno io su quali ci spostiamo, lasciamoci trascinare dal nostro DJ, il mitico Davide, mi suggerisce, ma io non voglio rovinarvi la sorpresa. Dopo.
sempre di corsa questa cavolo di vita. Poi il Davide che si è ricordato, perché domani in pratica si fanno i mercatini di Natale dalle nostre parti, e quindi noi saremo a Melito Irpino. Saremo quindi, come dire, radio ufficiale, ecco, per essere, quindi stiamo mettendo un po' da parte i regali e quant'altro per fare una straordinaria figura come nel costume e nelle corde della mitica radio CRT. E questi erano i Turma. Finalmente riesco a presentare il gruppo del mio carissimo amico Raffaele Beriso, che mi sta seguendo e mi ha segnalato come al solito un bel po' di musica da proporvi. Questi sono i Turma, formatisi tra l'incontro di un primo tempo di Enzo Turitto, poi Lello Di Lorenzo e Lillo Arzillo, poi in seguito Alex De Cicca alle chitarre, Enzo Manfregola al basso, che si sono aggiunti alla band. E poi in seguito numerosi cambi di line-up, come spesso succede in questi gruppi, e subito dopo entrano a far parte altri da varie band, ed entra appunto Raffaele, ex Chrome, ex Necrofast Putrefaction, ex Deteriorate, ex Crowded, e chi più ne ha più ne metta, come al solito il mio carissimo amico è stato impegnatissimo su più fronti quando si tratta di metal, e devo dire che il suo growl è assolutamente devastante, non avrei mai immaginato una cosa del genere. Ogni volta che lo ascolto devo dire che resto particolarmente impressionato, perché è davvero qualcosa di assolutamente bestiale, e come giusto che sia. E quindi questi Turma cosa fanno? L'avete sentito? Questa sorta di modern metal piuttosto tecnico, direi assimilabile a qualcosa dei non saprei dire qui su dei piedi, ma qualcosa di più tecnico alla Meshuggah, ecco, mettiamolo così. Quindi cambi di tempo e parti più sincopate, parti più lente, parti un po' più dure, e devo dire che impressionano molto molto favorevolmente. E che altro aggiungere? L'album è uscito nel 2016, da pochissimo, e il singolo è l'album sito della Kraken, ed è questo, vi colpisce, insomma, colpisce tranquillamente nello stomaco come un carro armato, insomma. E domani sera ci saranno i Game Zero a Contestaccio a Roma con il loro concerto, e vi invito, insomma, metallari romani, a farvi un giro da quelle parti. Penso che sia appunto nel quartiere Testaccio, posso solo immaginare, non sono praticissimo di Roma, ma ci saranno i Game Zero, i metallari romani, insomma, sono avvertiti. Per quanto riguarda invece i metallari parmensi e limitrofi, ci sarà lo Stige Fest domani sera, a cui avrei voluto tanto partecipare, anche perché gli headliner saranno i mitici Blasphemy, un gruppo storico per chi li ricordasse, spero che nessuno di voi li abbia dimenticati, perché appunto con il loro Fallen Angel of Doom in passato hanno segnato di sicuro il passo, hanno fatto la differenza, hanno influenzato moltissime band. Io in passato mi ricordo 20 anni fa, quando si parlava di loro, erano un gruppo assolutamente fondamentale per quanto riguardava, insomma, l'evoluzione del metal estremo, sia il death sia quello tipicamente black metal. Subito dopo i mitici Turma, vediamo cosa propone lo chef, ci lasciamo, come dire, conquistare dalla sorpresa. Tra poco.
Ok, siamo tornati in onda di nuovo. Questi erano gli Slave, un altro di quei gruppi suggeritimi sempre dall'amico Raffaele Berizia, formatisi nel 2009 dal chitarrista Jari nel 2009. E le influenze sono, che dire, death metal tipicamente svedese, poco altro da aggiungere per uno stile che non teme assolutamente, come dire, alcun confronto, e allo stesso tempo è difficilissimo da confondere appunto con altri. Scuola svedese anni 90, hanno pubblicato un EP, Ethereal Decay 2013, un album Endless Path 2015 su Revolve Records. Negli ultimi anni hanno trascorso moltissimo tempo a suonare in giro per l'Italia e per Europa, in particolar modo con band come gli Asphyx, Evoc, Adios Divinity e Destroyer 666, e hanno partecipato al Metal Days nel 2014. A marzo 2017 il gruppo è entrato nel Cellar Studio dove hanno registrato anche Flash God Apocalypse, The Aeros Divinity, e hanno registrato il nuovo EP Divination, però composto da 4 brani, e hanno assunto una direzione decisamente più dura, più pesante, più oscura, più dark. Con mix e mastering a cura di addirittura Whitgren, che ha curato le stesse cose per i Diabolical e Sentinex, pezzi grossi sempre della scena svedese per chi non li conoscesse, ma credo pochi. Sempre The Wing Studios di Stoccolma, ed è uscito il 23 giugno 2017 per la label canadese Black Market Metal. E questi erano quindi gli Slave, dopo i Turma, band ufficiale del mio amico Raffaele Berizia. Subito dopo, che ci propone? Il tempo vola, decolla, e sorpresa, a dopo, ciao! Why did they invade us?
Questi erano i Satanic War Master dalla Finlandia, perché ho messo sto pezzo, però è sempre per salutare e per ringraziare, come dire, quasi dell'ospitalità, perché sono stati veramente gentilissimi con me i cari Alex e compagna Alessia in quel di Brescia qualche settimana fa, e quindi ho voluto omaggiare insomma la loro gentilezza, la loro bontà e anche per avermi insomma fatto sentire a mio agio in un paese quasi straniero, mi verrebbe da dire, no? Brescia è meravigliosa, andateci perché è una città assolutamente straordinaria. Il festival merita moltissimo, ci sono stati loro, Satanic War Master, Infernal War, Impiety, da Singapore addirittura, che hanno salato una mezz'ora. Voi immaginate, hanno fatto un viaggio di non so quante migliaia di chilometri per ritrovarsi praticamente a Brescia in Italia a suonare mezz'ora e basta, e poi se ne sono andati praticamente. E poi Carpathian Forest, però purtroppo qui, come dire, insomma, il buon vecchio mitico Nat Frost ha fatto una figuraccia. Questo, ve ne immaginate, questo nanetto, come, ok, è un personaggio leggendario praticamente del black norvegese, quello più marcio, quello a metà tra i Bathory, assolutamente Venom, e che insomma vecchie glorie, che però dal vivo vi posso assicurare che come vocalmente assolutamente è negato, insomma non ha voce, pochissimo carisma, e però insomma si circonda come al solito di ottimi musicisti, la musica che fa è straordinaria, e quindi poco da aggiungere. Peccato che abbia fatto questa figuraccia, però il concerto è filato liscissimo. E che altro dire? Ho ringraziato i nuovi ragazzi, non smetterò mai di ringraziare, spero di rivederli presto. Io credo di segnare l'Hot Shower ad aprile, questo concerto pesantissimo di black metal, soprattutto per lo più dovrebbe tenersi sempre all'inizio di aprile. Spero di rivederci, di ritrovarci in quella data. Di nuovo grazie raga, buona serata, buon divertimento, e vi lascio con il prossimo pezzo e poi ci risentiamo tra poco, dai. We'll be right back.
Ok, siamo tornati, questi erano i Behemoth, dalla Polonia sempre, The Thousand Place I Witness, dall'album Pandemonic Incantation, uno degli ultimi prima della svolta pazzesca che hanno avuto e del passaggio praticamente a sonorità più death metal oriented cosiddetto, ovvero questa sorta di death suonato sempre in maniera molto tecnica, ma come dire, un po' più... come dire, solenne, un po' più epica. Beh, hanno quasi del tutto abbandonato poi queste sonorità invece dell'album Grom o del Odi Sventevit o di Friend from the Pagan Westlands, che erano i primissimi album, quelli più pagan black metal o comunque di black metal più influenzato decisamente dalla scuola norvegese, in particolar modo dai Mayhem. E niente, allora devo purtroppo, come dire, salutarvi, dai, magari la prossima volta mi scuserò un po' con Raffaele Berisio, perché magari, però voglio mettere un ultimo pezzo che lui mi ha consigliato, un ultimo gruppo che lui mi ha consigliato, e sarebbero i Dancing Scraps. Che cosa fanno? L'introduzione che lui mi ha mandato, questa breve bio che lui mi ha mandato, c'è scritto Sexy Sonic Alternative Iron Punk, ovvero un punk indie alternative, chi più ne ha più ne metta. Mi verrebbe quasi da pensare Iron Punk, non lo so, punk bello d'acciaio, punk bello tosto, non ho avuto nemmeno il tempo di ascoltare, mi perdonerà il mio caro amico Raffaele, e passo insomma a raccontarvi. Formatisi a settembre 2008 da Ronnie Abale, il compositore che dopo tutta una serie di cambi di lineup e un tour in Germania, Ronnie ha bloccato praticamente il progetto. Nel 2011 ha deciso di continuare, di rimettere mano insomma a queste idee, ha rafformato cambiando il moniker Dancing Crap, ha debuttato al Jailbreak suonando in molti rock club a Roma dal 2012 al 2013, rilasciando due demo, The Main Attraction e Commercial Crap del 2012 e 2013. Poi si sono praticamente trasferiti a Londra, dove hanno suonato almeno una quindicina di show. In seguito hanno firmato per la Goj Records e hanno cominciato a lavorare con il produttore Gianmarco Bellumori per il loro primo album, Cut It Out, uscito a novembre 2015, anticipato dal singolo The Sick Ones, uscito in aprile del sempre del 2015. Dopo la gestione dell'album ci sono stati un esempio di cambi di line-up con Ronnie alla voce, Salariana alle chitarre, Genio Pavolini sempre alle chitarre, Bobby Gals al basso, Danilo Camerlengo alla batteria. E hanno deciso quindi di dare un'impronta più heavy e più dark al progetto. Nel 2016 Dancing Crap hanno rilasciato questo nuovo video che è intitolato Sam, a settembre hanno iniziato un tour europeo in Croazia, Slovenia e Ungheria, e a febbraio 2017 hanno cominciato a lavorare su questo secondo album, cambiando il moniker finalmente in Dancing Crap, così come li conosciamo adesso, e suonando con un gruppo storico come Warrior Soul. Per chi li ricordasse, io li conosco pochissimo, giusto di nome mi ricordo Corey Clark in particolar modo, e decisamente insomma facciamo i migliori auguri a questi ragazzacci del punk. Vi saluto augurando buon Natale, anche perché ve l'ho detto, venerdì prossimo non ci sentiamo. Buone feste, buon divertimento, divertitevi, ubriacatevi, fate quello che dovete fare, che volete fare, senza limiti e senza preclusioni, ok? Buonanotte a tutti, ciao raga. I wanna kill, I wanna this, do I have to dream? How many songs do I have to sing?
Questa è CRT. Il radiogiornale è offerto da Famevo Cosmetics. Regalati l'efficacia di una crema all'olio di ravece. www.famevo.it. Radio giornale di Cosmo Radio Taurasi è a cura di Federico. Venerdì 15 dicembre, il momento delle news. Paura oggi pomeriggio all'aeroporto Schiphol di Amsterdam. La polizia ha sparato ad un uomo armato di coltello. Gli agenti sono intervenuti aprendo il fuoco e ferendo l'uomo, che è stato poi arrestato. La polizia olandese ha precisato che la situazione è tornata sotto controllo e che l'episodio non è trattato come terrorismo. Nessun altro è rimasto ferito. È stato arrestato in Spagna Igor il Russo al termine di un conflitto a fuoco. Sono morte 3 persone, 2 uomini della Guardia Civile. Igor, alias Norbert Fehr, alias Igor Vaklavic, è ritenuto responsabile di 2 omicidi in Emilia-Romagna lo scorso maggio. L'arresto del latitante serbo è avvenuto durante una sparatoria nella zona di El Ventoriglio, compresa tra le città di Teruel in Andorra e Albalete Arzobispo. Igor il Russo era vestito in uniforme e pesantemente armato, con le armi rubate agli agenti della Guardia Civile, da lui ieri sera uccisi nella sparatoria. Amazon pagherà nel complesso 100 milioni di euro per chiudere le controversie relative ai pagamenti di imposte nel periodo 2011-2015. L'accertamento con adesione con l'Agenzia delle Entrate è stato firmato per risolvere le potenziali controversie relative alle indagini fiscali condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano. Si avvia inoltre un percorso di accordi preventivi per la tassazione in Italia. Tragedia in Francia, almeno 4 ragazzi sono morti nello scontro tra una scuolabus e un treno regionale ad un passaggio a livello nei pressi di Perpignan, nel sud-ovest, non lontano dal confine spagnolo. Il bilancio potrebbe drammaticamente peggiorare dal momento che il prefetto locale ha annunciato che ci sono 24 feriti molto gravi, di cui 21 alunni. Torna la stretta anche per i call center fai da te, quelli interni alle aziende, per capirci. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato una serie di emendamenti gemelli alla manovra che prevedono che tutte le società, anche quelle che non esternalizzano, dovranno tornare a dichiarare a inizio chiamata da quale paese arriva la telefonata. Un emendamento alla manovra approvato in Commissione Bilancio alla Camera prevede che gli indici di affidabilità fiscale si applichino non più dal periodo d'imposta 2017, ma a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, cioè dal 2019, quindi per il momento niente addio agli studi di settore. La missione archeologica italiana del CNR ha fatto tornare alla luce nuove imponenti mura di una roccaferta situata sul canale dei faraoni, quella di Tel El Maskouta, l'antica Chekv, a nord-est della capitale egiziana, che ora si profila come una delle più grandi fortezze del delta del Nilo, forse la meglio conservata di epoca precedente a quella romana. Era l'ultima notizia per questa edizione. Buon prosieguo con i programmi di CRT. Il radiogiornale è stato offerto da Famevo Cosmetics. Regalati l'efficacia di una crema all'olio di ravece. www.famevo.it. CRT, la tua radio. La calda e magica atmosfera del Natale scende in strada con le luci e i colori dei mercatini, con le musiche e i giocolieri per bambini, con i sapori dello street food e il torpore del buon vino. Ritorna a Melito Irpino il 16 e 17 dicembre. Natale in strada. Con lo street food, giocolieri, cantastorie, clown e Babbo Natale, animati da zampognari e musiche popolari. 16 dicembre, apertura ore 15, ore 21, col patrocinio della Regione Campania, appuntamento con la commedia di Corrado Taranto, presso la Chiesa Madre di Sant'Egidio. 17 dicembre, apertura ore 10, 15:30, prima manifestazione canora con 5 gruppi parrocchiali, presso la Chiesa Madre di Sant'Egidio. Ore 20:30, spettacolo Kairos con il cantastorie Viaggio a Cardi. Il tutto in compagnia di Radio CRT in diretta. Vi aspettiamo a Melito Irpino con i suoi mercatini di Natale il 16 e 17 dicembre.
Ah, dimenticavo. Felice Natale a tutti voi. CRT presenta Fatti e Facezie, storie di ieri e di oggi e la musica di sempre. Ai microfoni Cosimo Pucillo. Ma buonasera, buonasera a tutti quanti voi amici all'ascolto, bentrovati a questa ennesima puntata di Fatti e Facezie, storie di ieri e di oggi e la musica di sempre. Cosimo Pucillo in voce, alla parte tecnica questa sera Davide Iannuzzo, che mi farà da spalla nonché da aiuto, da timoniere di questa puntata numero 7 di Fatti e Facezie. 15 dicembre 2017, a grandi passi ci muoviamo verso il Natale, davvero manca poco, gli orologi hanno cominciato il loro countdown, quindi andiamo col conto alla rovescia. Siete pronti con i regali? Poi magari mi farete sapere. Intanto un saluto amici a tutti quanti voi, benvenuti qui negli studi di CRT. Grazie a voi invece per avermi ospitato nelle vostre case con i vostri apparecchietti elettronici che vi permettono di ascoltare la mia voce. Un saluto, dicevo, agli amici all'ascolto, un saluto ad Anna che come al solito non mi ascolterà, ma io intanto insisto nel salutarla, prima o poi lo farà. E intanto tutto pronto qui per cominciare, e cominciamo subito, cominciamo con un po' di ritmo, visto che c'era Metal Detector, dobbiamo sfumare un po' di metal, e allora continuiamo più o meno sulla stessa falsa riga con Van Halen, un grandissimo, bellissimo e classicissimo Jump. We'll be right back.
Si diceva, ci avviciniamo al Natale a grandi salti, Jump Van Halen. Benissimo amici, buonasera di nuovo, buonasera. Com'è andata la vostra settimana? Raccontatelo a noi qui di Fatti e Facezie, di CRT, se vi va, perché no? Utilizzate la chat, spreaker.com, alla quale siete connessi e quindi potete disporre di una chat. Ma c'è poi anche un altro numero che io mi ostino a dare, spero che qualcuno di voi utilizzerà prima o poi. Il numero WhatsApp 328 88 12 506 è l'altro modo di entrare in contatto con noi. Intanto qualche amico è presente, ha alzato la manina per dire io ci sono, per esempio Antonietta, l'ho appena vista scorrere in chat. Buonasera a te Antonietta, grazie per essere connessa con noi naturalmente. Vi dicevo, settimana intensa, come l'avete trascorsa voi? Io sicuramente in maniera molto molto intensa, e continuerà ancora credo per qualche giorno. D'altra parte sono appunto momenti in cui si fanno tante cose, si cerca di concentrarle tutte in una volta. Raccontatemi com'è andata questa settimana, se vi va. Beh, insomma, in un modo o nell'altro, se è stata stressante, se è stata intensa, se è stata faticosa, io vi dico o rilassante, perché no, qualcuno ha la fortuna che le cose vadano bene, siano così. Allora, a tutti voi vi auguro una buona ascolto, naturalmente vi dico, trascorrerete, beh, adesso una cinquantina di minuti, insomma poco meno di un'oretta, in compagnia di buona musica, speriamo anche di fatti e facezie che vi possono interessare, sicuramente insieme a Cosimo Pucillo e Davide Annuzzo alla parte tecnica. Dietro la collina ci sta la notte crucca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Generale, dietro la stazione lo vedi il treno che portava il sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. Guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare.
queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, fra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. Si è aggiunto ancora qualcuno in chat, questo mi fa piacere. Buonasera Orsola, buonasera, buonasera a te, grazie per esserci. Naturalmente buonasera anche ad Enrico che è appena entrato. Sono in attesa naturalmente delle faccine proposte da Olga. Antonietta, chiedevo prima se questa settimana com'è stata per voi, impegnativa come la mia oppure, come dire, tranquilla, serena o noiosa. Beh, Antonietta rispondeva subito al volo e mi dice: settimana impegnativa, non è ancora finita, ma meglio impegnativa.